Allora, parliamo di Ornella Zita. Te ne vai! Finché tu non te ne vai non la possiamo più. Borsa di Orletta. Bic. Golia. Ce ne sono più due. Questo perché mi piacciono la liquirizia, che a me la liquirizia per esempio fa cagare. Si cura molto, ci sono i tappi per le orecchie, perché lei ha questo problema all'orecchio. Secondo me è anche per un po' di tempo limitata da questa cosa dell'orecchio. I piccoli problemi si sofferma molto e... Sai che cosa? Forse a livello fisico, quando sta male a livello fisico si spaventa parecchio. Lei è molto brava ad affrontare la parte emotiva, è molto forte ed è molto equilibrata, cioè io quello che amo molto l'Ornella. Fisico. Mi cade su delle cose fuffe. Ed ecco, una persona che è molto interessata a imparare. Occhiali da sole e da due giorni che c'è la pioggia. Lei ascolta musica un po' strana. Tipo, guardate qua, salsa di studio nella borsa. Questo perché ha una cena col suo nuovo fidanzato e vuole fare bella figura. Solare. Il primo ricordo che ho di lei dell'anno scorso è stato che, cioè, sempre sorridente comunque. Ti ascolta. E questo è il suo lato segreto, sì. È il lato segreto dell'Ornella. Che lasciamo però alla vostra immaginazione. Si abbatte troppo facilmente su quanto riguarda l'aspetto fisico. Ama molto casa sua, ma è abbastanza casalinga. Ma è per quello che la vedo molto mamma, anche se le dici di è me. Vero, è materna. È la zia della classe. Spirito del focolare. L'anno scorso, ecco, una cosa mi dava fastidio che era sempre attaccata a questo cazzo di Facebook. Però è sempre attaccata a Facebook, attaccata al computer. Però cucina per tutti. Cucina bene, molto bene. E io l'adoro.